Comandante, la situazione al momento, avete monitorato alcuni edifici qui nel Teramano, qual è la situazione? La situazione al momento, noi da stamattina abbiamo mandato una sezione operativa già alle 7 che è andata a dare una mano ai colleghi di Ascoli e un'altra è partita poco fa, quindi in totale sono andate 20 persone qui da Teramo. E poi abbiamo richiamato personale libero per rafforzare il dispositivo di soccorso. Attualmente ci sono circa 40 unità qui a Teramo che stanno prestando servizio. Stiamo facendo verifiche su edifici civili, su edifici pubblici. Al momento danni importanti non ne abbiamo riscontrato. Ci sono tanti danni piccoli, alcuni magari anche già esistenti che si sono aggravati. Le persone ovviamente sono abbastanza spaventate da quello che è successo. Noi dove è possibile cerchiamo di rassicurarle e continuiamo comunque a svolgere questa attività.